Al binario 1 della stazione di Pescara, ecco le nuove carrozze Trenitalia tutto bici. C'è chiaramente il taglio del nastro, ma le carrozze in questione sono in circolazione sui binari abruzzesi già da qualche settimana. L'uso della rastrelliera in treno è proprio intuitivo e ci sono due bici a dimostrarlo. A fare da tutorial il direttore commerciale business Trenitalia Abruzzo, affiancato dalla direttrice regionale. È molto semplice fissarla qui, si aggancia in alto e poi con la fascetta di fissaggio si blocca e quindi massima sicurezza si viaggia. Queste sono le prime quattro vetture messe in circolazione nella nostra regione e costituiscono una risposta importante alla domanda sempre crescente di trasporto bici a bordo dei nostri treni. E sono vetture totalmente allestite per caricare bici, hanno 64 posti, dei quali 44 dotati anche di presa elettrica. Circoleranno su 18 treni giorno feriali, e 22 il sabato e 23 treni la domenica, innalzando il numero dei posti disponibili in Abruzzo a 1500 al giorno, un volume molto importante considerata la domanda sempre crescente. L'anno scorso abbiamo trasportato 12.000 bici, quest'anno il dato è in aumento, tant'è che nel primo semestre registriamo già un incremento del 40%. A livello nazionale, qual è la situazione e quali sono le prospettive? Beh, a livello nazionale ormai è già superfluo parlare di boom, è sotto gli occhi di tutti che il mondo delle biciclette sta avendo una primavera assolutamente dai numeri stratosferici. Pensate che quest'estate ben 8 milioni di italiani saranno interessati da una vacanza che in qualche modo o nell'altro ha a che fare con le biciclette. Sono amatori della bicicletta locale o gente che viene a fare turismo qui in Abruzzo? Ci sono anche turisti, ma ci sono molte famiglie, gruppi di cicloamatori e persone che ogni giorno di più scelgono di utilizzare il treno, trasporto ecosostenibile, per turismo di prossimità e per visitare i nostri bellissimi borghi. In Abruzzo c'è veramente un terreno fertile per questo abbinamento perfetto, questo fidanzamento, possiamo dire, tra treno e bicicletta. Quali i luoghi d'Abruzzo più appetiti? Beh, naturalmente parliamo in generale della Costa dei Trabocchi, è meravigliosa e quindi abbiamo anche un prodotto, il Trabocchi Line, che pensate quest'anno sta aumentando il traffico del 27%. Lei va in bici? Qualche volta. Prende il treno? Sempre. Come mai? È il mio lavoro.